Siamo qui con Ezio Germanetti e Giusy Cenedese, ancora una volta per introdurre questo Bearpool Volley, 18ª edizione. Iniziano ad essere veramente tante, si riparte soprattutto dopo lo stop. Sì, si riparte dopo lo stop. Bearpool Volley come back, insomma, e torna indietro, si riparte. E questa è la forza che ci mettiamo, questo è il coraggio che ci mettiamo, perché è stato un anno difficilissimo sotto tutti i punti di vista, però volevamo esserci perché per il territorio è un evento molto importante. Edizione limitata, magari un po' nei numeri, non quelli folli del 2020, qualche problema con le squadre dall'estero, tante limitazioni anche qui, però l'entusiasmo è sempre quello. Beh, è quello che ci ha spinti a fare questa pazzia, perché in effetti è un po' una pazzia, perché soprattutto in questo periodo dove i contagi purtroppo sono aumentati, noi ad oggi il torneo ce l'abbiamo coperto a 360 gradi. Purtroppo abbiamo sentito ieri le notizie, se effettivamente andrà in come regola il discorso della quarantena per chi arriva dall'estero, a questo punto probabilmente salteranno le 6 squadre estere e quindi avremo dei buchi, ma cercheremo col nostro entusiasmo, con la nostra conoscenza e tutto, con l'aiuto della federazione, di coprire i buchi che ci sono e portare avanti il nostro torneo con 66 squadre, che è un numero direi adeguato. Assolutamente, niente eventi aggregativi, niente Special Olympics, però c'è un altro evento dedicato ai più piccoli che anticipa un po' i tempi del Bearpool Volley. Sì, esatto, è un progetto che abbiamo fatto, portato avanti nella scorsa primavera, abbiamo iniziato a pensare a cosa avremmo potuto fare per tenere vivo il nome del Bearpool Volley e far sì che diventasse sempre più importante all'interno del nostro sport, e la cosa migliore è stata metterci insieme, portare all'interno di tutte le scuole, abbiamo toccato 40 scuole elementari, con i nostri allenatori, abbiamo promosso la pallavolo, abbiamo di nuovo riempito le palestre dei bambini, questa è la cosa bellissima che abbiamo fatto, tutti sotto un unico progetto che abbiamo chiamato Beer School Volley, e questo Beer School Volley troverà il suo, così, la sua collocazione nell'apertura del torneo di quest'anno, che il 28 gennaio vedrà tutti questi bambini, scusate, 28 dicembre, che vedrà tutti questi bimbi all'interno, che hanno partecipato poi nei lavori delle varie società sportive all'interno del Paiette, in un bellissimo torneo dove partirà il Bearpool Volley di 2022. Ve lo chiedo tutti gli anni, il discorso della voglia, delle motivazioni, quest'anno l'avete già anticipato, è stato particolarmente difficile, allora lo chiedo ancora una volta più che mai, con che forza, con che spirito si porta avanti questa passione? Ma lo si fa con la voglia di fare sport, e con tutto quello che ci lega alla pallavolo. E io che ho contatti con tutte le società, vi posso dire che comunque c'è tanta voglia di ricominciare, e quindi noi diamo un po' voce a queste società che vogliono ricominciare, quindi sicuramente è un periodo difficile, però la voglia di comunione, la voglia di stare insieme, la voglia di giocare c'è, e il nostro entusiasmo anche in questi. Ultima cosa un po' personale, quest'anno purtroppo è un memorial, per lei cosa significa? Tanto. Ricordare Marco, Marco è sempre stato con noi nei tornei, Marco era un referente in palestra, Marco non era solo figlio di Ezio, ma era un punto così. Noi nell'ultimo anno ha anche fatto, è stato un atleta del Bearpool Volley nell'ultimo anno, nel 2020, ha fatto anche tutta una parte social. Questa è stata la motivazione che ci ha spinti anche a farlo. E poi tutto quello che abbiamo, che riceviamo i giorni che terminano i tornei da tutti, della gratificazione, e questa è la forza che ci fa andare avanti. Grazie di cuore, in bocca al lupo. Grazie, grazie. Grazie.